Sterilizzare i gatti abbandonati significa prendersene cura, assicurandone la salute psicofisica, mettendoli al riparo da una serie di patologie infettive e virali e garantendone un'eccellente aspettativa di vita, oltre a rappresentare un'ottima leva per combattere il fenomeno del randagismo. Parte a Davoli una raccolta fondi per sostenere la cura delle colonie feline. Burger rigorosamente vegetali e alimenti cruelty free sono il menù di una pericena solidale organizzata per la sera del 31 agosto. Tra i promotori Maria Elisa Mastinu, componente del direttivo LAV di Bologna. Ma sono qua in realtà in veste di villeggiante che insomma, si confronta con il tema del randagismo felino. Una legge già esiste ma è inapplicata e sono molto spesso le iniziative di singoli e volontari a dover sopperire a queste lacune. La stessa legge prevede che appunto questi animali vengano sterilizzati ad opera dell'USL. Purtroppo se in molte regioni d'Italia questo avviene, in Calabria la legge è inapplicata e le colonie feline non vengono sterilizzate. E quindi si pone un tema molto esteso di randagismo felino con tutto quello che comporta anche sul piano dell'igiene pubblica, perché poi i gatti non sterilizzati sono gatti che sono maggiormente esposti a contrarre quella che viene chiamata comunemente l'AIDS felina, che è una sindrome da immunodeficienza per la quale i gatti si ammalano per un raffreddore, avendo un sistema appunto immunitario depresso, e quindi sono soggetti ad una mortalità insomma, maggiore, ma soprattutto ad una trasmissione di questa malattia, si chiama FIV tecnicamente, che è molto estesa. Lo posso testimoniare perché nella colonia felina che mi sono intestata vicino casa ho curato già diversi gatti e tutti sono risultati FIV positivi. Precisiamo che per l'uomo non è assolutamente contagiosa, si trasmette solamente tra i gatti. Però comunque con la sterilizzazione si terrebbe sotto controllo anche questo aspetto, oltre naturalmente al controllo delle nascite e quindi un fenomeno di limitazione e contrasto al randagismo. Lo sfondo etico della serata ha coinvolto associazioni, enti pubblici e aziende private sensibili al tema. Assolutamente, la serata si propone l'obiettivo naturalmente di raccogliere fondi per curare e sterilizzare i gatti randagi, ma si propone appunto di sensibilizzare istituzioni e in questo il Comune ci è venuto incontro perché ha patrocinato l'evento, parteciperà anche il sindaco alla serata e quindi sensibilizzare le istituzioni pubbliche rispetto al tema del randagismo e anche naturalmente la cittadinanza, ma si propone anche, e questo insomma, è rappresentato dalla locandina in cui lo slogan che abbiamo inserito è «Mangia un burger, salvi una vita». Il nostro obiettivo è quello di promuovere una cultura che sia una cultura, come si dice, cruelty free, no? Quindi che rispetta la vita di ogni essere vivente, tra cui gli animali, e quindi propone un'alimentazione che sia vegetale, perché noi possiamo quotidianamente, in ogni momento, fare una scelta di rispetto degli animali, scegliendo quello che mangiamo. Quindi vogliamo proporre e far conoscere anche una cucina che sia sana, gustosa, ma anche appunto rispettosa degli animali. Quindi proporremo questo burger vegetale che non avrà nulla da invidiare al burger, all'altro burger, per promuovere al contempo appunto una cultura che sia rispettosa degli animali. Appuntamento a Davoli per una buona azione in favore degli animali e del territorio. Diamo l'appuntamento martedì 31 a partire dalle 19.30 all'Agave Beach, che è un posto molto bello sul mare, dove appunto offriremo burger con patatine, con bibita a scelta e gelato, naturalmente anche questo rigorosamente vegetale ma buonissimo, in una serata di compagnia, di relax, di divertimento e naturalmente facendo una buona azione per il territorio e soprattutto per gli animali.